Terminato? La parola di oggi è sync, un tasto presente nella maggior parte dei software di mixaggio audio che sincronizza le due tracce durante una DJ set. Se vi imbattete in una discussione tra DJ sul supporto audio, potreste non uscirne vivi. Infatti c'è una faida tra i sostenitori del vinile e quelli dell'MP3. Here we go. L'Old School è una filosofia di vita basata sul purismo dei dischi, sulla qualità e la pastosità del suono. Mentre il supporto digitale di MP3, quindi il file digitale, è più astratto. La differenza sta anche nel mixaggio audio. Quando si usa il vinile bisogna avere orecchio ed essere capaci di sincronizzare la traccia audio, mentre per quanto riguarda l'MP3 basta il famoso tasto sync. Forse quello che mette d'accordo le due parti sarà il CD? Londra, Berlino e Detroit sono le capitali della musica elettronica. Dai primi anni 90 si sono sviluppati i movimenti techno e i rave party e da quel momento si sono sparsi in Europa a macchia d'olio. Le città italiane sono Milano, Bologna e Roma, quindi se volete fare un'esperienza come producer, come DJ, non vi resta che entrare nelle numerose crew di queste città.